Vabbè, a parte mille partite, le panchine io non le ho contate, quindi non so, vi credo che fate conti giusti e non vuol dire niente. Per me è sempre la prima quando si gioca. E poi tornare alla Samp, sicuramente torniamo in altre condizioni, nel senso che lì ci giochiamo qualche cosa di importante oggi. Dobbiamo cercare di giocare contrario, volendo fare partita. Vabbè, ma noi non pensiamo di vincere tutte le partite. Spero che ne vinciamo tante quanto basta, però è normale che dobbiamo fare meglio di quello che abbiamo fatto a Chievo. I giocatori si sono impegnati, hanno fatto un'altra settimana, spero che hanno capito qualcosa di più. Magari ricordarsi quello che facevano con Genova, che abbiamo giocato abbastanza semplice, no, non vorrei che la complicano. Potrebbero aver influito i carichi di lavoro. Vogliamo precisare e spiegare meglio? Per me no, però ci si deve cercare qualche scusa sempre, quindi mettiamolo lì. Perché voi mettete i gradoni, hanno fatto male, per me hanno fatto due saltelli che sono più riscaldamento che lavoro vero, però ci attacchiamo a tutto quando si perde, cioè voi vi attaccate. Ma per me è problema solo mentale, io ripeto, la squadra non ha mai vinto, poi ha vinto 5-0 e già si sentiva, ma sappiamo tutto e possiamo fare quello che vogliamo. E di noi il problema è di rendersi conto che cosa c'è da fare. Per me una squadra è difficile da leggere. Questa squadra ha vinto due volte con la Roma, ha vinto con Napoli e quindi i risultati ogni tanto ce l'ha contro squadre importanti. Poi magari non riesce a esprimersi con la stessa intensità in tutte le partite, ma è una squadra che ha fatto dei risultati, ha vinto con l'Atalanta pure all'inizio. Quindi non c'ha problemi di chi affronta, dipende dal momento come sono. E Giampaolo per me è bravo perché riesce a organizzare una squadra. È certo che è anche un po' difficile organizzare Muriel, che ci fa differenza avanti, però penso che dietro il centrocampo è solido e sanno quello che devono fare in ogni occasione.